Nelle belle giornate di primavera si possono fare delle ottime passeggiate sulle colline veronesi, che non solo stimolano l'appetito ma anche facilitano tutte le funzioni del nostro corpo, perché il movimento è alla base della salute. E con una bella passeggiata si può arrivare a Stradi Colognola ai Colli, alla Posta Vecchia, dove oggi ci ospita la signora Rosanna con Michele e con tutto il suo staff per darci una bellissima ricetta per la nostra rubrica per salute. Oggi cosa ha fatto signora Rosanna? Allora, avrei preparato un cestino di formaggio con dei funghi misti. Ecco, in questo caso abbiamo usato i funghi misti che normalmente si trovano più facilmente in commercio. C'è l'agarico, ci sono i chiodini, ma siccome il ristorante segue la stagione, non è escluso che possiate trovare, anzi facilmente troverete a breve, i porcini, i finferli e tutti quei funghi che normalmente si possono trovare d'estate. Ma una cosa importante da dire sui funghi, perché qualsiasi fungo ha una lieve componente tossica. Allora, mentre tutte i libri di ricette di funghi dicono di non lavarli, di non fargli toccare l'acqua, di pulirli solamente con uno straccetto, i micologi sono dell'idea che i funghi vadano tutti quanti sbollentati e l'acqua, quest'acqua di prima cottura che esce dai funghi, va tutta quanta tolta, proprio perché raccoglie quel po' di sostanze tossiche che possono essere presenti anche nei funghi più commestibili, che sono tutti quanti presenti sul commercio. Allora, una volta sbollentati i funghi, tolta l'acqua di cottura, nella stessa pentola possiamo far andare i funghi con un po' d'aglio, un po' d'olio, tanto per dare un po' di condimento, e portarli a cottura. Poi li metteremo in un bellissimo cestino fatto con un po' di formaggio. Questo è un cestino di formaggio molto interessante perché innanzitutto utilizza le parti che spesso vengono eliminate in cucina, la parte del formaggio più vicina alla crosta, ma è l'ideale per fare questo cestino, che è una buona dose proteica, molto saporita e quindi molto appagante, che insieme alla gran quantità di funghi che hanno soprattutto fibre, costituisce questo piatto che ovviamente per salute è l'ideale, perché abbiamo un po' di proteine di origine animale ma soprattutto tante fibre. Ovvio che dovremmo accompagnarlo con amidi, quindi il pane, oppure nel caso del fricco friulano sarebbe la polenta, ma questo, che è particolarmente croccante, sì, accompagna benissimo a un buon pane croccante. Formaggio e funghi, che tipo di vino chiamano, Rosa? Io avrei scelto un Valpolicella Superiore. Ecco, quindi dei vini corposi, perché certo, abbiamo il gusto forte del formaggio. Ovvio che, come sempre, sulla nostra tavola è indispensabile l'acqua, ma il bicchiere di vino è sicuramente tollerato.